I nostri telespettatori, benvenuti a una nuova puntata di Professione Motori Motorsport. Dopo una settimana di assenza per le puntate speciali dedicate al Salone di Parigi torniamo a parlare del motorsport. Ci sono io, c'è cioè naturalmente Filippo Gerardi a cui do il buonasera e bentornato. Ciao Filippo. Ciao Martina, buonasera e ben ritrovata soprattutto. Ci cioè, hai gentilmente concesso lo spazio di Professione Motori Motorsport, come dicevi, dei per i nostri speciali sul Salone di Parigi. Giovedì scorso, prima puntata, ieri, perché naturalmente ci segue, ci segue su Odion, mercoledì per chi ci segue su canale 63, sempre giovedì, la seconda puntata, quindi ti ringraziamo per questa concessione. Era doveroso farlo. Però era doveroso anche tornare. Un con... evento così importante, era giusto parlarne, soprattutto Ringrazio... per voi che siete andati lì. Ringraziamo anche tutti i marchi che sono messi a disposizione mie e di Maurizio Ipiretti, ringraziamo lo staff capitato La Martina Tito che si, è occupato, che si è occupata della realizzazione, però ripeto era doveroso tornare anche sul motorsport. Assolutamente sì, e proprio per questo andiamo a parlare della Formula 1 perché questo fine settimana si è tornati a gareggiare sul circuito eh, di Suzuka, precisamente in Giappone. Andiamo subito a vedere il podio perché Filippo abbiamo un Hamilton che continua a vincere, non si ferma dietro di lui questa volta. Si sì, posiziona il suo compagno di squadra Bottas in terza posizione torna sul podio Verstappen con la Red Bull, e poi Ricciardo. Quindi abbiamo un'altra vettura Red Bull, poi Raikkonen e sesto Vettel. E sicuramente questo sesto posto, Filippo, ormai un po' li può far dire addio alla vittoria del Mondiale. Sì, Mondiale virtualmente in tasca, Hamilton addirittura potrebbe già matematicamente prossima nella prossima gara ad Austin esatto. eh, centrare la conquista del Mondiale se dovessero incastrarsi una serie di risultati, però ovviamente ormai si conta soltanto... Il verdetto definitivo e la matematica certezza eh, stagione direi abbastanza in fotocopia. Martina, con quello che è successo anche lo scorso anno, ci andiamo poi a analizzare a 360 gradi perché Ferrari è partita bene quest'anno ancor più paradossalmente della passata stagione, ma da un certo punto in poi, in avanti, la Mercedes ed Hamilton, nello specifico, hanno letteralmente messo le marce alte e hanno preso un divario significativo. Stessa situazione che si è creata nella scorsa annata, anche per quel che concerne la seconda forza del rush finale dell'anno, perché anche la scorsa annata, se ricorderai e ricorderanno sicuramente gli amici a casa, la Red Bull nelle ultime gare si era messa tra la Mercedes e la Ferrari, e naturalmente quello che è emerso a Suzuka, dove c'è stato comunque un ulteriore episodio da Moviola, che andremo sicuramente ad analizzare. L'ennesimo episodio La moviola che ha visto protagonista Sebastian Vettel in questa stagione, però anche a Suzuka è evidente che la Red Bull ne ha di più della Ferrari. Se si, ci sia un po' attaccati, passami il termine, al fumo della pipa per quello che è successo nella penultima gara in ordine di tempo, questo gioco di scuderia esatto. in cui Bottas è stato... Volontariamente fermato per agevolare il sorpasso e la vittoria di, di Hamilton, Hamilton, però onestamente ribadisco ci si un po' attaccati al fumo della pipa. Secondo me, la chiave di volta a questo punto della stagione è riconducibile a quello che è successo a Monza: Monza è stato indubbiamente lo spartiacque significativo sia per quello che si è incrinato all'interno dello spiatoio Ferrari con l'episodio ovviamente dell'incidente di Vettel eh, che ha accusato Raikkonen di non aver fatto gioco di squadra e sia per un altro motivo che tutto sommato forse è passato un po' sotto traccia alla vigilia di Monza sia la Mercedes di Hamilton perché quello di Bottas l'aveva già cambiata prima di Spa ed è il motivo per cui è partito poi in ultima posizione a Spa recuperando fino al quarto posto però prima di Monza sia la Mercedes di Hamilton che le due Ferrari hanno cambiato la terza e ultima Power Unit della loro stagione da regolamento. È evidente a questo punto che in questo ultimo cambio la Ferrari ci ha rimesso e la Mercedes invece ci ha guadagnato perché è impossibile non pensare al fatto che con l'ultima gara con la vecchia Power Unit, cioè Spa la Ferrari aveva fatto meglio della Mercedes e sembrava realmente che in quel momento l'abbiamo detto anche noi io ho avuto modo di intervistare tra gli altri anche Bottas prima della gara di Monza ed era evidente che in quel momento dopo Spa e nell'immediata vigilia di Monza la Ferrari sembrava averne di più ne abbiamo parlato, insomma, Hamilton era in testa mondiale, però Vettel sembrava sicuramente sembrava in anche grado di poterlo. aggiunto questo gap tra le due Assolutamente. case? Assolutamente. Poi, secondo me, il cambio di power unit in erbe fragili emersi all'interno dello spogliatoio Ferrari, e in particolar modo in Sebastian Vettel, hanno permesso ad Hamilton di prendere largo e indubbiamente Hamilton da Monza in poi non ha sbagliato niente, nulla, ha aiutato anche dalla sua squadra. Ma insomma, veramente eh, un ultimo mese e mezzo in cui Hamilton ha fatto Perfetto. cose eccezionali e. Ineccepibile davvero la sua leadership e il suo ormai sempre più certo quinto mondiale che tra l'altro chiudo per dare anche legittimazione a questo pilota. Hamilton con il quinto mondiale diventa il secondo pilota più vincente di sempre nella storia della Formula 1, raggiungerebbe, raggiungerà a questo punto Fangio che è una leggenda assoluta di questo sport a quota 5 mondiali e Dante ha soltanto Michael Schumacher. Cioè Hamilton non è un genio di simpatia. Non è un fenomeno di simpatia, ma è indubbiamente un fenomeno di questo sport. Come ci ha anticipato Paolo Tito con le immagini che ringraziamo, Filippo, lo hai detto anche tu, c'è stato questo contatto perché Fettel sì. era partito perfetto. Però poi è successo come lo ha definito lui il cosiddetto disastro perché era riuscito addirittura a recuperare dall'ottavo al quarto posto fino a che al nono giro c'è stato questo contatto tra il pilota della Red Bull e Vettel. Appunto, eh, dove Verstappen sembra non avergli lasciato lo spazio per poter sorpassare, tanto che lo stesso Vettel dichiara che lui ha spinto al massimo ma non ha avuto lo spazio lo spazio per sorpassare e quindi poi di conseguenza questo contatto tra i due piloti e poi hanno decretato il sesto posto del pilota della Ferrari sì, Vettel partiva da una posizione difficile perché partiva dall'ottavo posto in griglia qualifiche molto deludenti per lui per poi arrivare al quarto è riuscito con un buon guizzo a scalzare diverse posizioni poi l'episodio di questo contatto con Verstappen Sai, siamo alle solite non è la prima volta eh, temo che non sarà l'ultima in cui Vettel è protagonista con la sua Ferrari di episodi da Moviola. Sappiamo che Verstappen anche è un pilota particolarmente incline a sportellate, passami questo termine. Però... Quindi è stato fatto apposta, secondo te? No, 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 apposta no, <ride> assolutamente. Il problema è questo che i commissari non si sono intervenuti né per sanzionare Verstappen né per sanzionare Vettel, quindi hanno semplicemente catalogato l'episodio come un episodio da gara e questo dimostra è che un fallo di gioco per parafrasare un termine calcistico cioè è un episodio c'è stato però nessuno dei due ha particolari colpe quindi non l'ha Vettel ma non le ha, ne ha neanche Verstappen io adesso ipotizzare un complotto anti Ferrari ripeto mi sembrerebbe veramente attaccarmi al fumo della pipa eh, la Mercedes ha dimostrato di essere più forte nelle ultime gare sta meritando la vittoria di questo mondiale e ribadisco soprattutto la sta meritando Hamilton nei confronti di Vettel. La cosa che non mi va di puntare il dito contro il pilota e basta, però è evidente che in questo momento, così come è successo anche lo scorso anno, il gap è soprattutto tra i piloti. Hamilton ha sicuramente qualcosa in più di Vettel. La Ferrari ha fatto le sue scelte, ha assicurato Econan, ha deciso di non puntare su un potenziale nuovo primo pilota. Faccio il nome di Ricciardo, è evidente che Ricciardo poteva essere un potenziale a colpo di mercato anche per un marchio importante come la Ferrari. Perché Ricciardo è un pilota, secondo me, pronto per giocarsi anche il titolo mondiale. Ha deciso di dare nuovamente fiducia a Vettel. Gli hanno addirittura estromesso, silurato letteralmente Raikkonen. Dal prossimo anno, Vettel correrà con un giovane Leclerc, che è un potenziale pilota importante ma che in questo momento è un pilota non, che non è andato mai oltre un sesto posto quindi non si metterà mai a fare la, la garra con Fettel e quindi tutto sommato la Ferrari dà fiducia a Fettel cioè in questo momento Fettel è un dittatore di sportivo all'interno di un box Ferrari però secondo me bisognerebbe analizzare l'aspetto fragile di Fettel Marchionne diceva Fettel è un pilota tedesco dal sangue latino ed è evidente, c'è cioè un pilota che da quando è arrivata la Ferrari... Sembra aver veramente perso quella lucidità che gli apparteneva ai tempi della Red Bull. Prima di andare a leggere la classifica piloti, Filippo, se non ricordo male, la scorsa stagione Hamilton vinse il mondiale nel eh, GP del Messico, sì, quest'anno rischierebbe di vincerla con una gara di anticipo addirittura rispetto all'anno scorso ad Austin, ad Austin sì, perché la prossima gara dopo Austin, ovviamente, è in Messico. Ma io alla Austin dovrebbero mh, infilarsi una serie di situazioni che, però, per carità, non sono. Adesso, non, non andiamo ad addentrarci. Troppo nei numeri, nelle statistiche, anche perché in queste ore già stanno uscendo e naturalmente usciranno man mano che ci avvicineremo alla prossima gara. Eh, però fatto sta che sì, è un'ipotesi un credibile. Eh, io credo che alla fine si, si vincerà la, la gara successiva, quindi quella dopo di Austin. Però eh, Hamilton in qualche modo potrebbe già brindare in Texas. Ripeto, legittimando quello con che quattro sta, gare d'anticipo: legittimando quello che è, che è stato. È un peccato se ci pensi, perché. Se consideriamo veramente, non tanto l'inizio della stagione con la vittoria in Bahrain, la seconda e la prima vittoria in Australia, però per quello che si è visto fino a, a due mesi fa, quindi fino alla fine di agosto con Verter che vinceva Spa e con noi addetti ai lavori pronti a dire: Ok, la Ferrari è, ha, ha colmato il gap, ha messo la freccia, quest'anno è l'anno buono per tornare a è vincere vero. il Mondiale. È un peccato parliamo Sono di appena per parliamo, la di 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 fin... parliamo di fine agosto, ultima settimana di agosto, Gran Premio di Spa. Oggi siamo fondamentalmente neanche a metà novembre, quindi è passato po... meno di un mese e mezzo. Me... Scusa, neanche ottobre. a metà ottobre. È passato meno di un mese e mezzo, ed Hamilton già potrebbe vincere il mondiale con quattro gare anticipo. È evidente che nell'ultimo mese e mezzo è veramente successo di tutto, e se fossi arriva bene analizzerei quello che è successo non mi limiterei a sidurare Raikkonen e a prendere Leclerc cioè bisogna capire quello che è successo perché ti hai una macchina competitiva e allora vuol dire che c'è qualcuno, Vettel che è venuto pesantemente meno Prima di chiudere questo primo blocco velocemente la classifica piloti Hamilton con questa vittoria si, parla, si porta a quarta vittoria di fila con 331 punti in classifica dietro di lui Vettel con 264 poi Bottas con 200 Filippo, ci vediamo per qualche istante e rimanete con noi perché parleremo della moto a tra poco.